mettere due targhe, una a Norma Cossetto e l'altra Anna Frank, che ci ricordano, tra le altre cose, che le prime vittime sono le persone più deboli, fra cui donne e bambini. Due targhe, una intitolata ad Anna Frank ed una a Norma Cossetto, nel foyer d'ingresso della Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia di Arezzo, iniziativa per valorizzare la memoria delle donne vittime di violenza. Sono passati 80 anni e la violenza di genere ancora esiste, ed esiste purtroppo nella sua forma più grave, che è quella dell'omicidio, del femminicidio, e quindi la nostra presenza qui oggi delle istituzioni tutte insieme sta a testimoniare il nostro interesse perché questo stato di cose si modifichi. Oltre 100 le donne uccise da inizio anno, 82 in ambito familiare, due anche le vittime aretine Sara Ruschi e la mamma Brunetta Ridolfi accoltellate dal compagno della giovane. L'ultima vittima Giulia Cecchettin ammazzata dall'ex fidanzato, non un mostro l'ha definito la sorella della vittima, ma un figlio sano del patriarcato. È una difesa nostra narrarli come mostri, narrarli come altro, perché questo ci permette di mettere la violenza al di fuori. In realtà dobbiamo smettere di chiedere alle donne di proteggersi per non essere violentate, per non essere oggetto di violenza. Dobbiamo lavorare su un'educazione diversa e su dei comportamenti che partono dal rispetto. Il prossimo 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Numerose le iniziative in tutta la provincia di Arezzo, organizzate da comuni, istituzioni pubbliche, sindacati e diverse associazioni per una rivoluzione culturale oggi forse più necessaria che mai. Quello che dobbiamo fare è quello di dare un messaggio da questo punto di vista corale, soprattutto da ragazzi, dunque la presenza dei più giovani è importante perché lì nei luoghi dell'educazione si inizia ad apprendere i primi comportamenti, come ci si rivolge nei confronti dell'altro sesso. Non è mai troppo presto per iniziare a parlare ai bambini e alle bambine di quelle che sono le pari opportunità e quelli che sono i diritti delle donne e degli uomini. Questo perché è un fenomeno che ha delle radici culturali e quindi se non vogliamo continuare a intervenire in emergenza o quando ormai è troppo tardi, come la cronaca ci sta raccontando in questi giorni, dobbiamo iniziare da lì.